No, ma la partita è iniziata anche bene per noi, nel senso che comunque abbiamo ribattuto colpo su colpo, 1-2 iniziale con uno in meno, la partita è andata oltre quello che erano innanzitutto le nostre aspettative, ma soprattutto non abbiamo potuto lavorare per come sappiamo. Quindi è una partita che poi ha avuto una storia a senso unico, dove non siamo stati capaci nemmeno di rimetterci in corsa perché ci è mancato un po' tutto quanto, quindi partita brutta. No, modulo, cioè, anzi, modulo con i tre centrocampisti ti permette di avere più filtro, dopo anche da situazioni esterne, perché il primo mi pare è un cross dalla destra, palla poi messa in mezzo, presa dall'altra parte, messa in mezzo e tirata fuori aria. Secondo una penetrazione centrale, ma vantaggiato mi pare che fosse in mezzo a due o tre giocatori nostri, quindi non c'entrava niente, eravamo addirittura in doppia non superata numerica, lui è stato bravo e via. Da lì diventa tutto molto difficile, soprattutto oggi che abbiamo giocato con una squadra che ha grande qualità e quindi ha sfruttato appieno la superiorità numerica. No, innanzitutto devo dirti che sarebbe troppo bello parlare quando le cose vanno bene, sia per gli allenatori anche, ma per tutti gli addetti ai lavori. Quindi io sono qui a metterci la faccia come è giusto che sia, perché devo dare delle spiegazioni e mi devo assumere le mie responsabilità. Quindi sono qui per questo ed è giusto che sia così. Ma non parlerei di moduli, perché comunque la partita ad un certo punto non ha più vissuto sui moduli, al tredicesimo, non c'entrano più i moduli, abbiamo dovuto cambiare. Anche nelle partite precedenti abbiamo cambiato tanto, abbiamo giocato a 4, a 3 dietro, a 3 a centrocampo, a 4 a centrocampo, a 3 punte, a 2 punte, a 1 punta, quindi non è questo il problema. Il problema è che oggi è stata una giornata così, dal tredicesimo del primo tempo non abbiamo più potuto lavorare per come sappiamo, a Varese in 11 contro 11 sul 4-0 abbiamo rimesso la partita in gioco, a Carpi l'abbiamo addirittura pareggiata, non è questo, oggi c'è solo da fare il mea culpa e da chiedere scusa ai nostri tifosi. Questa è l'unica cosa che oggi conta. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi che sono venuti qua, ma a tutti i tifosi di Trapani, perché noi, oltre a rappresentare noi stessi, rappresentiamo una città, rappresentiamo una società e quello che abbiamo visto oggi non è un bello spettacolo per noi. Nei miei 6 anni di permanenza a Trapani non avevo mai preso 6 gol. Questa è la prima volta, quindi chiedo scusa a nome mio, ma a nome della squadra ai tifosi che ci hanno seguito fino a qui, ai tifosi che sono a casa, alla nostra società, che sapete benissimo come la pensa. Sono parole di un allenatore che in questo momento ha perso 6-0 fuori casa e che non cerca alibi, né arbitro né niente, perché oggi tutto è andato per come doveva. Siamo stati solo sfortunati che su 2-0 siamo rimasti anche a 10 e quindi niente, chiedo scusa ai tifosi. No, Quello ma che si è visto oggi. sono per discorsi diversi e partite diverse. Quella di Varese è stata una partita affrontata con un determinato tipo di formazione, con moltissimi giovani in campo. Poi, essendo rimasti in 11, comunque abbiamo lottato fino alla fine. Oggi non abbiamo lottato fino alla fine. Quindi il primo responsabile di questo è l'allenatore, che sono io, e dopo vengono i giocatori, perché nessuno è immune da colpe quando si perdono queste partite. L'allenatore in primis, perché ha sbagliato tantissime cose oggi. Da questo dobbiamo ripartire, vi posso garantire che il Trapani si riprenderà già la prossima partita alla grande, così come è successo negli anni passati. Tra l'altro la situazione di classifica è una situazione splendida, che avremmo sottoscritto all'inizio del campionato, quindi ci sono risultati sempre imprevedibili in questo campionato. Niente, l'unica cosa che mi sento di dire è questa, non, veramente ho poco da aggiungere perché c'è poco da dire sotto l'aspetto tecnico-tattico, sotto l'aspetto del gioco, c'è solo da dire che oggi abbiamo fatto una pessima prestazione tutti quanti, ripeto, a partire dall'allenatore e a finire dal magazziniere, perché oggi la colpa è anche del magazziniere. I nostri tifosi sono così intelligenti e innamorati della nostra squadra che questo è uno sfogo, diciamo, normale. Civile tra l'altro, quindi sanno benissimo come noi lavoriamo, sanno quello che come sentiamo la maglia addosso cucita e sanno un po' tutto, però ci costa dopo un 6-0 che magari ci siano i fischi o contestazione, non ne parlo perché non credo che siano contestazioni, però ci prendiamo i fischi. Sul Livorno è una squadra di qualità che naturalmente uscirà fuori.
è già uscita fuori, nel senso che comunque poi approfittare di una squadra che magari non ha giocato bene oggi e della superiore numerica vuol dire che comunque è una squadra di grande esperienza. Quindi ha qualità e esperienza, ha tutto per fare grandissime cose in questo campionato, credo. In occasione della sua espulsione, che è successo? No, io stavo rimproverando Lombardi che stavo protestando per paura che lui si facesse ammonire o espellere. Ho parlato già con l'arbitro, c'è stata questa piccola incomprensione, sono stato allontanato, ma niente di particolare. Giallo, no, il giallo è a Martinelli per il fallo che stava facendo sul vantaggiato, che ha fatto, voleva fare sul vantaggiato e che comunque non ha fatto, poi perché il vantaggiato ha proseguito la corsa. E invece lo bue fallo da ultimo uomo con chiara occasione da gol. Ma Non so se anch'io. le minoranze No, tendono a no, leggere. io capisco perché io sono addetto ai lavori e oggi vi dico la verità, tra virgolette, e ero così arrabbiato in panchina, no, non dico che mi veniva da piangere, tra virgolette, nel senso per la rabbia, perché oggi abbiamo giocato, ad un certo punto della partita mi sembrava che loro avessero pistole e mitragliatrici, tra virgolette, e noi non avessimo nemmeno un coltellino per difenderci. Questa è la rabbia che avevo anch'io. Magari il tifoso la sfoga in un certo modo, ma io so benissimo che il tifoso trapanese è civilissimo e ha avuto questo sfogo così ed è una parentesi che si chiude qui. Sanno come noi, ripeto, lavoriamo e noi sappiamo l'amore che loro hanno, quindi quando si viene fuori casa, si fa tutti questi chilometri, si perde 6-0, è normale che si lasciano prendere lo sconforto così come noi. Posso garantire che già da sabato prossimo andremo in campo con un'altra vitalità. No, ma noi stiamo lavorando su determinate situazioni tattiche, metterne ancora altre significherebbe mandare in confusione la squadra. Oggi non è una, cioè noi abbiamo preso un gol sul calcio di rigore, un gol da fuori area che ci può stare contro il Livorno e lì la partita è cambiata, quindi non abbiamo avuto, come dire, la conferma che i moduli oggi abbiano fatto vincere o perdere l'uno o l'altra. Ripeto, se andiamo a guardare le partite che abbiamo subito gol fuori casa, Carpi e Varese, andiamo a vedere che la squadra è vero che a Carpi eravamo su 2-0, ma abbiamo rimontato alla grande. A Varese, dopo un 4-0 del primo tempo, abbiamo, ripeto, rimesso la partita in piedi, 4-2, due pali presi, parata del portiere avversario, quindi i moduli c'entrano poco. Oggi il modulo, ripeto, non ha modo di esistere perché in 10 non abbiamo potuto esprimere quello che normalmente sappiamo fare. No, Carmine è un ottimo allenatore, abbiamo parlato prima, è naturale che voleva vincere, ma so benissimo che non voleva infliggere un 6-0 a noi. Il primo a essere dispiaciuto di questo è lui, lo so. È normale che sia felice per la loro vittoria, però, ripeto, oggi ci può stare, oggi ci sta.